Buonasera e benvenuti al gran concerto Sogno d'Estate a cura dell'Associazione Ricreativa Musicale Giuseppe Verdi. È un immenso piacere per noi essere qui con voi stasera. Diamo il benvenuto ovviamente a tutti voi, ai rappresentanti dell'autorità civile e militari nella persona del Sindaco, del Presidente del Consiglio, dell'Assessore Madonia, del Capitano Cocchioni Dario, perdonatemi. Stasera vi condurremo in un viaggio nel tempo, tra generi, stili e autori. Nel corso della serata capirete il perché di queste mie parole, ma stasera siamo talmente entusiasti di essere qui dopo ormai 2 anni di stop forzato che vogliamo iniziare subito con il primo brano, un brano di Giacomo Puccini dal titolo Scossa elettrica, e ovviamente solo dopo delineeremo qualche dettaglio in merito. Vi auguriamo di trascorrere una piacevole serata in nostra compagnia. Per la prima volta questa sera ho l'onore di presentare il corpo bandistico Giuseppe Verdi, diretto dal signor Angelo Spicola, nonché mio nonno, per chi non lo sapesse. A voi Scossa elettrica, buon ascolto. Thank you.
Avete ascoltato Scossa elettrica, una marcetta brillante di Giacomo Puccini, scritta per un congresso mondiale di telegrafisti tenutosi a Como nel 1899. L'aspetto brillante e scherzoso, i continui cambi di colore strumentale e gli improvvisi e inaspettati interventi delle percussioni, come avete avuto modo di ascoltare, ne denotano concretamente l'effetto indicato proprio dal titolo, Scossa elettrica, appunto. Ma passiamo adesso al secondo brano in scaletta, Cavalleria rusticana, di cui il corpo bandistico eseguirà l'intermezzo sinfonico, una delle melodie più celebri e più belle di tutta l'opera. Quasi tutte le opere di Pietro Mascagni hanno pagine sinfoniche di bella fattura, ma nessuna può eguagliare l'intermezzo sinfonico della Cavalleria rusticana, così intenso e struggente. Ciò che colpisce di questa dolcissima melodia è la potenza evocativa. E non potevamo scegliere brano migliore per ricordare, dedicare questo concerto a un ragazzo che fino a pochi mesi fa era tra le nostre file e lo è tuttora, il nostro Antonino, per meglio dire Ninuzzo, a cui vorrei dedicare un applauso. Adesso vi lascio al corpo bandistico Giuseppe Verdi, diretto al signor Angelo Spicola, a voi la Cavalleria rusticana. Buon ascolto.
Dopo questo emozionante e suggestivo scritto, verrà eseguita adesso una trascrizione per banda di un brano di Wolfgang Amadeus Mozart, uno dei più famosi compositori di tutti i tempi. Si tratta del secondo movimento del concerto per pianoforte e orchestra numero 21 in Do maggiore, KV 467. Il concerto è diviso in tre movimenti: allegro maestoso, andante e allegro vivace assai. Il secondo movimento in Fa maggiore in quattro quarti è il celebre andante, la cui cantabilità non viene mai offuscata da cambiamenti di ritmo e il volume è mantenuto a livelli di placida calma. Dal concerto per pianoforte e orchestra numero 21 in Do maggiore, l'andante, dirige il signor Angelo Spicola. Buon ascolto. Thank you.
La romanza per violino e orchestra fa maggiore, opera 50, fu composta nel 1802 da Ludwig van Beethoven. La melodia elegante, sciolta e luminosa caratterizza questo brano scritto da un Beethoven, pensate, appena trentenne. Come nel caso della quasi totalità delle opere beethoveniane, anche l'opera 50 è stata manipolata e rivista in numerose versioni, tutte diverse da quella originale. Stasera viene presentata una libera elaborazione per banda. Di Ludwig van Beethoven, una pronuncia proprio impeccabile, romanza in fa, dirige il signor Angelo Spicola. Buon ascolto. Thank you.
Proseguiamo adesso con un brano che secondo me tutti, grandi e piccoli, conoscono, sia perché è un celebre brano composto da Johann Sebastian Bach nel 1723, sia perché è la sigla di due programmi di divulgazione scientifica e culturale molto amati dal pubblico italiano. E sono sicura che molti di voi già avranno capito a cosa faccio riferimento, cioè Aria sulla quarta corda di Bach, appunto. Ascolteremo in particolare il secondo movimento della suite numero 3 per orchestra, che sono appunto le sigle dei programmi Quark e Super Quark, magistralmente condotti dal grande Piero Angela, che ci ha lasciato proprio qualche giorno fa. A voi, se vogliamo dedicare un applauso a Piero Angela, direi che se lo merita alla grande. A voi il corpo bandistico Giuseppe Verdi, condotto dal signor Angelo Spicola. Buon ascolto.
Ci apprestiamo alla conclusione del primo tempo con l'esecuzione dell'ouverture Gazza Ladra di Rossini. Dopo seguirà una breve pausa durante il quale i nostri musicisti riprenderanno fiato per prepararsi poi al secondo tempo, che vedrà l'esibizione di strumenti solisti, ovviamente sempre impreziositi al nostro corpo bandistico, che ricordiamo è formato sia da allievi del signor Spicola, sia da musicisti e maestri che ormai da anni collaborano con la nostra associazione e che impreziosiscono ogni volta le prestazioni musicali del nostro corpo bandistico, a cui rivolgo un sentito ringraziamento a nome di tutta l'associazione per il loro apporto musicale, ma anche per la loro disponibilità, per l'affetto profuso di volta in volta nei confronti della nostra associazione. Ed è proprio con un grande collaboratore della nostra associazione, il corpo bandistico, che voglio introdurvi il prossimo pezzo, l'ouverture Gazza Ladra, appunto. Infatti a dirigere il corpo bandistico stavolta ci sarà il maestro Roberto Guastella. A voi allora il corpo bandistico Giuseppe Verdi nella Gazza Ladra, dirige il maestro Roberto Guastella.
Secondo tempo, quindi vi invito a prendere posto. 5 minuti ormai siamo meno di 5 minuti, ormai siamo pronti praticamente. Thank you.
Tra serata musicale con un secondo tempo che vedrà l'esecuzione di assoli strumentali e in particolare il primo brano è un brano di grande effetto, 76 trombones, o 76 tromboni per chi non mastica molto l'inglese. Una marcia composta da Meredith Wilson, compositore e direttore d'orchestra statunitense, che fu autore delle musiche e talvolta anche dei libretti di celebri musical di Broadway, tra cui The Music Man, premiato tra l'altro con un Tony Award come miglior musical e da un Grammy Award, in cui spicca appunto 76 Trombones. Un brano che ha già riscosso numerosi successi in uno dei nostri precedenti concerti e che qui riproponiamo, ricordando ancora una volta la più celebre interpretazione del violinista André Rieu e della sua orchestra. Il solo strumentale di questa composizione è dato da una sezione, la sezione degli ottoni, e in particolare, come suggerisce il titolo stesso, da quella dei tromboni. A voi, il corpo bandistico Giuseppe Verdi, diretto al signor Angelo Spicola, vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Grazie. I nostri tromboni. Bene, passiamo al primo brano per tromba solista che verrà eseguito dal professor Benedetto Licata. Perdere l'amore, presentato da Massimo Ranieri all'edizione sanremese del 1988.
Non tutti sanno però che questo brano in realtà non venne pensato originariamente per Massimo Ranieri. Infatti gli autori, Giampiero Artegiani e Marcello Marrocchi, composero questo brano 3 anni prima della presentazione sanremese, quindi nel 1985, e già l'anno successivo avevano in mente di presentarlo a Sanremo. E avevano proposto dunque il brano a Franco Califano, un celebre interprete della canzone italiana, che però rifiutò la proposta a causa delle note troppo alte e perché il pezzo era troppo importante. Allora, nel 1987 ritentarono e lo proposero stavolta a Gianni Nazzaro. E arrivarono alle selezioni per il Festival di Sanremo, però Nazzaro, cioè, rifiutarono il brano e alla fine seguirono le polemiche di Nazzaro, che riteneva imparziale e contraddittoria questa decisione. Alla fine Artegiani stesso propose il brano a Ranieri, il quale però, pensate, non accettò la proposta perché il pezzo era, insomma, abbastanza poetico, perché lo ispirava particolarmente, ma perché doveva realizzare un album per la sua etichetta discografica, la UE Italiana, con la quale aveva stipulato un contratto che prevedeva la realizzazione di un ultimo disco entro l'anno stesso, appunto. Ciononostante, Ranieri riscosse un certo successo durante quell'edizione del Festival di Sanremo e ovviamente ebbe modo di rilanciare la sua figura anche come cantante, dal momento che l'ultimo decennio l'aveva ormai dedicato all'attività teatrale, di cui risentì l'interpretazione di Perdere l'amore stesso, un brano che, ricordiamo, tratta di un uomo ormai non più giovane negli anni che si ritrova a vivere una dolorosa separazione dalla sua compagna. A detta di Ranieri stesso, questo è il brano più acclamato, più insomma celebrato dal suo pubblico durante i suoi concerti, e stasera voi avrete l'onore di ascoltarlo nell'interpretazione del nostro corpo bandistico, accompagnato e impreziosito dalla tromba solista del professor Benedetto Licata. A voi dunque Perdere l'amore, dirige il signor Angelo Spicola del corpo bandistico Giuseppe Verdi, alla tromba il professor Benedetto Licata. Buon ascolto.
Non discordar di me è una canzone composta da Ernesto De Curtis sul testo di Domenico Furnon nel 1935. La canzone è stata lanciata da Beniamino Gigli nel film omonimo del 1935, diretto da Augusto Genina, scritto da Ernest Marischka, per intenderci il direttore dei film riguardanti la principessa Sissi, ecco, e interpretato dallo stesso Gigli, girato ad Amburgo, pensate. Interpretata da diversi artisti nazionali e internazionali, questa sera ve la proponiamo in un arrangiamento per banda, dove la parte vocale è sostituita dall'impronta timbrica particolare del sax alto. Non ti scordar di me, al sax alto il professor Salvatore Castellano, dirige il signor Angelo Spicola. Buon ascolto.
Un amore così grande è uno dei classici della musica italiana, scritto da Guido Maria Ferilli e Antonella Maggio, interpretato per la prima volta da Mario Del Monaco nel 1976 e ripreso in seguito da Claudio Villa nel 1984. Molti anni dopo i Negramaro hanno ufficialmente inciso una loro interpretazione del testo, appositamente come canzone ufficiale della nazionale italiana per i mondiali di calcio 2014, e il ricavato delle vendite venne in quel caso devoluto in beneficenza. Sono state numerose le cover nel corso degli anni, ricordiamo quelle di Luciano Pavarotti nel 1987 con Henry Mancini, autore di Moon River nel celebre film Colazione a Tiffany, Andrea Bocelli con Veronica Berti nel 2008 e poi tra gli altri Francesco Renga, Il Volo, Petra Berger, per citarne alcuni. Un amore così grande, interpretato dal trombone dal professor Benedetto Spoto. A voi il corpo bandistico Giuseppe Verdi, diretto al signor Angelo Spicola. Buon ascolto.
La voce del silenzio è un brano musicale composto da Paolo Limiti, Elio Isola e tra gli autori figura anche Mogol, presentato al Festival di Sanremo 1968 nell'interpretazione di Tony del Monaco e Dionne Warwick. Il testo è molto toccante, parla di una persona che vuole stare da sola a pensare, ma nel silenzio troppe cose e troppi ricordi ritornano nella mente. Infatti nel pensare si accorge che la persona che ha sempre amato non ha mai perso il posto nel suo cuore. La voce del silenzio stasera è quella del professore Alessandro Cicchirillo al trombone. Accompagnato alla batteria dal figlio Giovanni. Dirige il corpo bandistico il signor Angelo Spicola, a voi la voce del silenzio. Buon ascolto. Thank you.
siamo arrivati alla conclusione di questo viaggio nel tempo tra generi, stili e autori. Speriamo ovviamente di avervi regalato una piacevole serata all'insegna della buona musica e di esserne stati soprattutto all'altezza. Vi lasciamo con un omaggio al maestro Morricone. Il brano prevede la presenza di un solo al sax alto del professor Salvatore Castellano. Ma prima di congedarvi mi preme ringraziare a nome dell'associazione tutta la cittadinanza innanzitutto per essere intervenuta, per essere qui stasera. Ringraziamo tutti gli sponsor che elencherò brevemente: Taini, Nicolo Spallino, De Spar, GPM Grafica e Decori, Carrozzeria La Zara, Caseificio Lichiani, un attimo che prendo fiato, Giovanni Cacciatore, La Casa del Formaggio, Nicoletto Giuseppe, che ringraziamo anche per averci fornito le sedute, Rifornimento Salvatore Mortellaro, Ricambi Gaetani, Golden Bar, Collegio di Maria, Residenza per Anziani, Oleficio La Macina, Francesco Cacciatore Alimentari, che ringraziamo anche in veste di sindaco, ringraziamo tutta l'amministrazione comunale per averci fornito il vostro patrocinio e ultimi ma non per importanza ringraziamo Quisquina Channel che ci ha fornito questo servizio, infatti eravamo in diretta streaming, un applauso ai ragazzi di Quisquina. Bene, prima di lasciarvi all'ultimo brano, vedo proprio il sindaco smanioso di parlare, che vuole dire due parole proprio. Forza Francesco. Assolutamente smanioso no, ma soltanto per congratularmi veramente con sincero affetto, di vero cuore, perché è stata una serata, come sono state le serate dell'estate quisquilese 2022, ricca di emozione, ci avete fatto emozionare, la musica sempre tocca le corde molto molto alte, e quindi mi voglio complimentare con i due gruppi bandistici che si sono esibiti in questi giorni a Santo Stefano Quisquina, e naturalmente ci sarà sempre il supporto dell'amministrazione comunale per questa nobile tradizione stefanese, una nobile tradizione stefanese che questa sera ha dato il meglio di sé. Quindi maestro Spicola, complimenti ancora, complimenti ai ragazzi, tante ancora occasioni che ci vedranno sicuramente artefici di bellissime iniziative come quella di stasera. Una nobile iniziativa, grazie. Bene, abbiamo finito con gli interventi, mi pare di capire, se c'è qualcuno che vuole parlare lo faccia ora o taccia per sempre, ma mi pare di capire di no. Bene, quindi vi lascio all'ultimo brano. Dal film Nuovo Cinema Paradiso del 1988, scritto e diretto da Giuseppe Tornatore, ascolterete per la prima volta, eseguito dal corpo bandistico Giuseppe Verdi, il tema principale della colonna sonora. Per l'ultima volta a voi, il corpo bandistico Giuseppe Verdi, dirige il signor Angelo Spicola. Buon ascolto, grazie. Thank you.
è pervenuta al nostro presidente una richiesta, la richiesta di un bis, in particolare della cavalleria rusticana, quindi ancora una volta ho l'onore di presentarvi il corpo umanistico Giuseppe Verdi in questa opera di Pietro Mascagni, l'intermezzo sinfonico che abbiamo ascoltato nel primo tempo. Quindi se siamo pronti, non siamo pronti, quindi 5 minuti. Bene, un applauso ai nostri musicisti di nuovo, però lo possiamo fare, cioè. Poverini. Mi pare di capire che siamo pronti, quindi a voi il corpo bandistico Giuseppe Verdi, dirige il signor Angelo Spicola. Buon riascolto. Thank you.
Sono sopraggiunte numerose richieste, i musicisti ormai sono esausti, quindi ho lasciato scegliere a loro alla fine, molto democraticamente. E allora chiuderemo con 76 tromboni, mi pare di capire, se non, ok, 76 tromboni, dopodiché vi congediamo definitivamente. Tengo a ringraziare anche i telespettatori che ci hanno seguito da casa, grazie a Quisquina Channel ancora una volta, voi tutti che siete intervenuti, grazie e ci vediamo alla prossima, buona serata.